Zifolo! Posa quella legna. Zifolo! Che stai facendo, Zifolo? La mia mamma mi ha mandato a cercare la legna, non ce l'abbiamo più. Guarda, che se era finita potevi venire a chiedermela, perché a rubare sono bravi tutti. Lo sai che la Giovanna è buona, te l'avrebbe data. Lo sai o no? La prossima volta vieni a chiederla, d'accordo? Allora siamo amici. Avanti, uno, due, pa, pa, pa! No, no, che mi fai male? Si avvia al gran finale la fiction divisa in 7 puntate Terra Ribelle, un progetto della regista Cinzia TH Torrini che dopo Elisa di Rivombrosa ha deciso di tornare a girare un film in costume con un grande cast internazionale fatto di volti nuovi e freschi. Terra Ribelle nasce già 5 anni fa perché andando a cavallo con il mio fidanzato Ralph Palca in Maremma abbiamo detto sarebbe bellissimo raccontare una storia ambientata a fine 800, una storia di butteri, briganti, storia d'amore, passione, e quindi siamo messi a ricercare, no, nella parte storica, e poi abbiamo preso una delle migliori firme come sceneggiatore, che è Peter Exarchopoulos. E da lì è nata questa saga impetuosa, travolgente. No, no, continuate, vi prego. No, no, è che non suono molto bene. Era soltanto per passare il tempo. Era bello, però. Vi piace la Maremma? È una terra molto selvaggia. Sì. Sì, anche molto generosa, però. Uno può cavalcare fino al mare e sentirsi libero. Protagonista di Terra Ribelle, la star della serie TV Il Mondo di Patti, Rodrigo Guirao Diaz. E lui lotta per amore. La cosa più pazza che tu hai fatto per difendere un amore? No, tutto giorni io lotto per amore a tutto. A donna, a lavoro, a passione, a recitazione, a musica. Io cada secondo lotto per amore. Ma ora c'è un amore nella tua vita, se siamo indiscreti? L'amore alla vita misma. Io sono molto felice di essere innamorato di tutto. Ti guardavo prima su internet un po' la tua biografia, la tua carriera. Ci sono tue foto, insomma, delle fan che dicono è bellissimo, è stupendo, è meraviglioso. Che effetto ti fa magari essere seguito dai paparazzi, tutta questa attenzione su di te, la vita con la fama, insomma, quando si diventa famosi, come cambia? La fama è come una lupa, si dice lupa? Lupa, quando amplia tutto lo che tu tieni. Se tu non sei buona persona, la fama va a mostrare che non lo è, ma se tu eri buono, la fama è come che amplia, ha un zoom di te. Ciao, spettacolo, che spettacolo? Ma in italiano.